Ciao, sono Giorgio 95, oggi ci troviamo su Train Conduct World per il secondo episodio. Vi avevo detto che avrei fatto questa serie, avrei continuato, avrei cercato di portarvi tutte le città. In realtà l'episodio della Colonia è Amsterdam che ho collegato, e vediamo qua che ho giocato un po' e ho sbloccato un sacco di pezzi, sia di legno che di ferro. Ho sbloccato Amsterdam e Colonia, praticamente inserendo dei pezzi, ne ho messo uno in ferro perché così si può dividere in due parti e collegare due città allo stesso porto, alla stessa zona di risorse. Vediamo qua, praticamente possiamo prendere 4, cioè ogni, se aspetti un po', ogni 2 ore e mezza ti dà 60 monete ciascuna città, quindi sono per un totale 240 monete. Che sono molto utili per livellare, perché ogni baule che noi andiamo a aprire, ogni cassa, la prossima cassa costerà 5 monete in più, quindi sarà molto più complicato. Adesso io comunque vi farò vedere le due città nuove, quelle che ho sbloccato visto che mi è stato cacciato l'episodio, e giusto volevo farvi vedere come sono i livelli, com'è la zona, perché ogni città ha una conformazione delle linee ferroviarie diverse rispetto agli altri. Naturalmente ogni tot appaiono le missioni che devo andare a fare per ricevere ricompense e sbloccarmi altri pezzi che noi qua possiamo costruire linee ferroviarie nuove. Poi andiamo a Colonia, vai, facciamo normale, poi se per caso più avanti ci sarà il tempo per farle, di farò le difficoltà superiori. Cioè, difficile e caos. Blu, ok. Qua c'è solo il blu e il rosso. Solo due linee. Due colori diversi e basta. È semplicissimo, edificata normale. Il tempo è segnato lì in alto a sinistra. C'è la... il conteggio. Ok. Fatto? Se consegno tutti i treni senza troppi ritardi, mi sblocca la stella del livello. Spero che l'audio si senta bene perché sto parlando, diciamo, un po' più piano. Tipo adesso siamo 3 minuti e 32, ok, andiamo su Amsterdam. C'è la missione, ma quella la faccio poi per conto mio quando mi andrà. Ah, questi sono 4, però c'è il mare in mezzo. In giallo, vai. Ho visto che questa serie vi sta piacendo, quindi continuate a supportarlo. Ma c'è lo scambio. Ok. Vai giù. Così il verde l'abbiamo fatto. No, rosso, fermati. Ok. Fatto.
No, pubblicità. Scusate la pubblicità, ma non era attesa, diciamo. Non pensavo venisse. Va bene. Ok, ora con questi pezzi qua che abbiamo, proviamo a sbloccarci una nuova città magari. Qua con lo scambio pezzi possiamo inserire dei pezzi nella slot e fabbricarne quelli di rarità superiore. Ma per adesso non ci siamo, ne abbiamo anche fin troppi. Allora, potremmo togliere questo e metterne uno qua di ferro, così la rossa è sempre collegata, ma forse possiamo riuscire a collegare anche Parigi, che non sarebbe male da collegare. Mettiamo i pezzi qua. No, magari togli questo e poi metti questo qua. Ok. Fatto. Ho sbloccato Parigi. Ah, naturalmente, cioè, io vi farò i collegamenti, ma quelli che sono collegati tipo ai porti, tipo Stoccarda, Digione, quelli non li faccio perché tanto non fanno nuovi, non sono livelli giocabili, sono solo zone in cui prende l'oro. E quindi quali sono i più? Ma intanto abbiamo anche Parigi. Aspetta, qua possiamo. Metterci quello sto collegato. Perfetto. Così anche il rosa arriva al porto. Ah no, no, devo salvare il cambiamento. Allora, andiamo qua. Ok. Cassa. Altro pezzo, va bene. Quanto siamo? 8 minuti. Dai, facciamoci questo livello. Un coloroso benvenuto a Parigi, una città di cui essere fieri. Crea collegamento facendo scorrere il dito da una o due volte come preferisci. Io faccio così. Lo colleghiamo e andiamo dentro direttamente. Ok, l'abbiamo fatta. Infatti questo livello è diverso dal precedente o dai precedenti. La rotonda, devo stare attenti. No, ho sbagliato. Maledizione. Vabbè, devo far vedere solo il livello com'è. Poi me lo faccio poi per conto mio il punteggio. Ecco, perfetto. Primo tentativo, insomma. Ok, fatto. Va bene, Parigi l'abbiamo fatta. Poi pian piano arriveremo a tutte le città. Ma nel frattempo spero che questo livello, questa zona, questa città vi sia piaciuta, Parigi. Lasciate un like, un commento, condividete il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!